Ciao a tutti, siamo prontissimi per assaggiare, preparare, o prima preparare e poi assaggiare una cosa, ragazzi, buonissima. Al bacio Valentina, al bacio. Ciao a tutti, allora oggi faremo una ricetta con solo 3 ingredienti, Valentina. E che sono i gonfietti all'Emmental. Cosa ci occorre per fare i gonfietti? Allora, per i nostri gonfietti occorrono 200 g di farina, mezzo bicchiere di latte, 200 g di Emmental tagliato a cubetti e poi, così non ci dimentichiamo, mettiamo giusto un pizzico di sale all'interno e voilà! Andiamo a vedere il procedimento. Cosa dobbiamo fare per creare i gonfietti, Fabio? Allora, facciamo una fontana all'interno della nostra farina. Sì. Abbiamo usato farina 00. Quindi, vai Vale con il latte. Lo verso tutto? Piano piano, sì. Così intanto mescolo per benino. Quindi abbiamo aggiunto anche il sale, ricordiamocelo, già all'inizio. Ora, quello che dobbiamo fare è fare una sorta di pastella che sarà chiaramente molto compatta. Quando avremo il nostro impasto fatto, andremo a metterci all'interno di una pallina del nostro impasto l'Emmental. Allora, abbiamo messo all'interno della farina il mezzo bicchiere di latte, abbiamo girato un pochino con le mani fino a creare una pastella abbastanza morbida e appiccicosa. E poi, prendendo un pezzettino così di pasta, andiamo a inserire un pezzo di Emmental all'interno e lo chiudiamo. E lo chiudiamo come fosse una pallina. Voilà! Pronto, pronto per essere fritto. E dopo aver creato le palline con la pastella e con all'interno l'Emmental, le abbiamo fritte. Mm. E adesso è ora di assaggiarle. Sono pronte, amici. Attenzione che sono ancora un po' calde. L'assaggio io per te. Lascia, l'assaggio io per te. Come? No, ah, che io voglio. Oh. Mm. Guardate qua come fonde, calde, filanti, ottime, gustose, semplici. Sai che cosa? Che secondo me potevamo metterci sopra un pochino di sale e un po' di rosmarino fresco. Perché no? Nel dubbio, ci vediamo alla prossima puntata. Io ne prendo uno e vado via.